scrivere per voci femminili, così come pure scrivere per voci maschili, comporta una scelta di campo a priori, che in termini acustici e di conseguenza estetici presuppone un'opzione relativa alla gamma di frequenze proprie dell'apparato fonatorio, quindi della vocalità a cui si rivolge l'attenzione. Oggi la sfida non investe solo gli aspetti estetici e tecnici legati alla voce e di conseguenza alla scrittura musicale che ne deriva, ma presuppone anche l'accettazione concettuale del rapporto fisiologico tra la persona in tutta la sua natura, caratterizzata anatomicamente e biologicamente, e il suo rispecchiarsi nei suoni che il suo corpo fisico è in grado di emettere, e anche in questo modo facendosi riconoscere per ciò che è. Scrivere per voci femminili significa innanzitutto orientarsi verso le frequenze più acute, tra quelle che la voce umana è in grado di produrre. Questo può portare ad un trattamento diverso delle voci e dei loro rapporti, ma anche a relazioni tipiche tra voce e, potremmo dire, personaggio, talvolta anche contratti o ruoli un po' stereotipati. Credo che scrivere oggi per voci femminili significhi anche ripensare a queste relazioni e scegliere se assecondare il rapporto tra la voce e il corpo che la produce, oppure liberare le frequenze sonore da questo legame e usarle in quanto tali per una musica che semplicemente ha bisogno di oscillazioni più rapide o, in termini musicali, di suoni più acuti.